Ciao e benvenuto a questa lezione. Oggi vedremo come fare a far sì che il nostro programma C vada a chiedere all'utente dei dati e li immagazzini nelle variabili. Vedremo quindi come gestire l'input utente attraverso l'uso della funzione scanf. Scanf è una funzione di stdio.h che è la libreria che abbiamo già utilizzato nella lezione precedente sulla printf e la stampa video delle variabili che puoi trovare qua in alto nella scheda. Iniziamo subito con la nuova lezione. Eccoci qua, allora creiamo un nuovo file, lo chiamiamo input utente.c. Questo file dovremo includere, quindi include stdio.h e poi facciamo int main. E adesso andiamo a scrivere il nostro programma. Adesso immaginiamo, ad esempio, che vogliamo chiedere all'utente di darci un valore, un intero. Quindi chiediamo all'utente, dacci il valore di un intero. Allora, le operazioni sono due da fare. Uno, scrivere all'utente un messaggio che gli dica, guarda che qua devi scrivere un intero spiegandogli cosa vogliamo. Ok? Faccio int numero, qua dichiaro la mia variabile. La variabile non ha un valore, l'ho solo dichiarato che esiste, quindi vuol dire che il compilatore riserverà spazio in memoria per contenere un intero e associerà questo spazio alla, diciamo, l'etichetta numero, al simbolo numero, simbolo etichetta in questo caso è equivalente. Allora, printf, inserisci un numero. Qua, quindi, abbiamo già visto cosa succede, scrivi, inserisci un numero e poi resta lì il cursore, non va a capo perché non c'è il backslash n. Adesso utilizziamo la scanf %d e i percento nella scanf sono esattamente quelli della printf. E poi faccio una cosa particolare, scrivo e commerciale numero. A questo punto possiamo dire scrivo, vediamo se riesco a ingrandire un po', scrivo e dico, caro utente, ha inserito il numero che ci ha dato. Allora faccio printf, abbiamo già visto l'altra volta. Cioè possiamo chiuderla. Ok. Allora scriviamo printf, hai inserito il numero e poi mettiamo %d, e l'abbiamo già visto l'altra volta, questo ripeto, virgola numero. Allora, cos'è quell'e-commerciale che abbiamo messo prima del nome della variabile? L'e-commerciale, l'ampersand, è un simbolo che in C vuol dire si mette sempre prima di una variabile. E dice, guarda che vai a prendere l'indirizzo, cioè dove sta in memoria quella variabile. Perché la scanf cosa fa? Prenderà il nostro intero, l'intero che noi andremo a inserire, e dovrà sapere in che indirizzo di memoria andare a metterlo. Nel nostro caso andrà nell'indirizzo di numero che nella riga 5 qua è stato preventivamente inizializzato e riservato dal compilatore. Riservato più che inizializzato perché non sappiamo come è inizializzato. Allora proviamo a eseguire il nostro codice, quindi scrivo, ma se uno fa mettere tutto, vabbè, più grande così non va, gcc meno o input utente input utente.c. A posto, mi ha creato un file input utente, faccio invio, inserisce il numero 12, ha inserito il numero 12. Perfetto, vuol dire che il nostro
programma funziona. Abbiamo dichiarato una variabile, abbiamo detto inserisci un numero e poi abbiamo stampato il numero. Possiamo lavorare tranquillamente anche con gli altri tipi di variabili, ad esempio con i float, numero float, facciamo printf, inserisci un numero con la virgola, usa il punto, dobbiamo dirgli usa il punto perché dobbiamo ricordare al nostro utente che noi accettiamo il punto come separatore tra la parte intera e la parte decimale di un numero. Scanf, percentuale f in questo caso, e dirò virgola e commerciale numero float. A questo punto faccio un ulteriore printf qua in fondo e scrivo printf il numero float inserito vale, esattamente come abbiamo fatto prima, vale %f, virgola, numero float. A posto. Adesso posso eseguire, quindi compilo per prima cosa, se non posso fare niente. Clear. Eseguo e poi faccio input utente, mi inserisce un numero 34, un numero con la virgola 23.12 e mi dice è inserito il numero 34, qua potrei andare a capo, il numero float inserito vale 30.12 e poi c'è la questione degli arrotondamenti. E cosa succede qua? Immaginiamo di sbagliare a inserire l'input, vediamo cosa succede a livello di esecuzione del programma. Il numero 34.12. Vedete che succede un po' un caos, nel senso che cosa è successo? Io ho inserito 34.12, ma il mio scanf, questo, è pensato per andare a gestire gli interi. Quindi vuol dire che lui, quando vede il punto, dice no, questo è finito, non fa parte dell'input del mio scanf e quindi passa oltre. Esegue la linea 11, va alla linea 12, dove avanzano gli altri caratteri che io ho scritto, punto 12. Infatti, vedete che qua mostra 0.12. Questo vuol dire che bisognerà prestare molta attenzione alla gestione dell'input utente in C, in quanto possono succedere queste situazioni dove un inserimento di un tipo di dati sbagliato e può provocare dei problemi. Al contrario non succede perché se io metto 34, questo è un float valido che è 34.0. Ok, questo è un primo esempio, lezione veloce. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima lezione. Ciao!